Ben arrivati a tutti all'appuntamento del lunedì, così avvio adesso la registrazione, che se c'è qualcosa di interessante poi lo metto nel blog. Allora, andiamo a vedere l'H1 dell'euro-dollaro, così prima cosa che volevo farvi notare è che quando l'euro-dollaro sale, per qualche motivo di correlazione inversa, la sterlina-dollaro scende. Andiamo a capire il perché, non lo so, perché solitamente sono una correlazione positiva, quindi tutte e due salgono per via del dollaro. Ma in questo caso abbiamo l'euro-dollaro che scende e la sterlina che sale o viceversa. Mettiamo un Fibonacci. Allora, magari mi prendevo qualcosa da bere, era anche una cosa un po'. Allora, prima cosa, questo Fibo lo voglio guardare, 50 è lì. L'ultima espansione è questa. Siamo sotto il 50%. Attimo solo che. Benissimo. Allora, non ho tanto le idee chiare di oggi come si muoveranno i mercati. Lunedì è il giorno in cui comunque comincia la candela daily. E in base alla price action o sale e scende nella prima mattinata. Adesso abbiamo questa zona qui di venerdì che c'erano i non farm, se non farm non hanno fatto, chissà che è andata a toccare questo minimo tornando su. Adesso la candela è andata a farmi la parte rossa stamattina, poi ieri notte praticamente, o stanotte fino alle 5 del mattino, poi è tornata su, mi fa già il pezzettino verde, ha fatto questo rialzo di abbastanza, sono 20, 30, 28 punti, per poi ritornare giù nel time frame a 5 minuti. Lo andiamo a vedere in un altro grafico. Lo possiamo vedere qui? No, qui non ce l'ho. Andiamo a vederlo su un grafico più corto e lo mettiamo a 5 minuti e lo vediamo bene. Ha fatto questa discesa qui praticamente in questa candela qui. Quello che io sto guardando adesso qui abbiamo il livello del pivot che qui non è inserito, lo inserisco subito. Livello di pivot che ci tengo a dire ogni volta è sempre una zona varia di un paio di pips da broker a broker o comunque da conto a conto. Vedete, adesso magari qui male nel vostro conto poco più alto, poco più basso, dipende se usate un altro broker, dipende dal provider. Comunque è arrivato a questa zona qui del pivot. Dopo questa discesa qui abbiamo 43 minuti, quindi questa è la candela delle 45, diciamo, 40. Allora, 40, 35, 30, 25, 20, questo è l'orario, 15, 10, 5, 10. Allora, questa qui, da questo punto qui, la candela diventerebbe di nuovo rialzista. Io ci tengo a vedere questa zona qui perché nell'immaginazione che deve avere il trader, e questo è molto importante perché fa day trading come me, chi fa comunque trading in generale per prendersi il trend quando il mercato va contro, il mercato sta andando short adesso, o si vende perché siamo in trend, quindi si aspetta un nuovo massimo rispetto a questa zona qui, ok? Scusate, un nuovo minimo rispetto a questa zona qui, o si va a preannunciare la candela H1, che per il momento è questa. Quindi molto, secondo me, io trado da anni così, mi trovo molto bene. È una possibilità di guardare il mercato. Allora, io ho questa spike qui, e ho questa, praticamente fino adesso ho questa candela qui, che era già andata fino a sotto, quindi è tornata fino a qui. Quindi immaginare la candela H1, se mi arriva di nuovo sopra questa zona qui, avrei praticamente la spike sotto e la candela che comincia a recuperare. Ok? Quindi nuovo massimo rispetto a questo. Questa è un'idea. Soglia di resistenza adesso il pivot, potrebbe diventare pivot, potrebbe diventare un supporto. Non guardate l'indicatore, non c'entra niente questo. Un'altra cosa che potrei fare qui è questa. Da questo minimo qui, che è il minimo di stanotte, quando ho aperto il mercato, ho aperto con un gap down, sarebbe questo, ok? Quindi già mi porta a un livello, guardate, che il gap down qui, questo minimo qui, è il minimo della candela, mi becco tutti i punti che posso ritracciare, quindi questo è una falsa rottura perché poi torna su, questo è un retest di questa zona, pattern dei tre piccoli indiani,
di Linda Crawford, di quale si chiamava o si chiama l'autrice di questo libro. Quindi in questa zona qui è un tre piccoli indiani all'inverso, perché li prende da sotto e dovrebbe ripartire a rialzo. Questa è un'idea di 3D per la sterlina. Incomincio a segnarmi anche i massimi di venerdì e i massimi di questa notte, quindi ho questa zona qui, diventa un triangolo. Come analisi tecnica, per chi fa trade intraday, il trade da paziente, il trade che aspetta sulle soglie chiave, quindi la soglia chiave è logicamente il massimo di venerdì, il massimo di questa notte è questa zona qui. La vado a disegnare a modello triangolo, cerco di sistemarla in una maniera o nell'altra, se vediamo come posso farlo. Quindi sistemiamo questo. Questo potrebbe essere un'idea di trading. Io sto un pochettino fermo perché devo uscire dopo. Purtroppo devo fare delle cose oggi. Allora. Ecco. Più o meno me la vado a sistemare. Abbiamo una forma geometrica che è il triangolo. Bene, lo vedete, lo sistemo così. Mi interessa la parte alta, quindi mi interessa questa rottura qui. Tutto per un'evoluzione di una candela H1. Quindi il trade praticamente si protrae di 5 pips, quindi non sono tanti i pips diciamo, di rottura di questa zona qui, dove la candela H1 diventerebbe di nuovo rialzista da questo punto di vista. Ok? Quindi questa è la zona che io mi aspetto. Statisticamente, scusatemi la tosse, cerco di sbloccarmi con una caramellina che ho adesso ingoiato. Allora, praticamente, dal punto di vista del dinamico indicatore statistico, se il prezzo invece mi va qui sotto questa zona qui, siamo ribassisti, ok? Devo aspettare la linea rossa che mi esce sotto il canale giallo. Togliamo questi disegni qui. Ok, sotto questa zona qui il trend diventa ribassista intraday. Invece, se mi ritorna nella parte alta, come ho disegnato nel time frame a 5 minuti, il target è questa zona qui. Adesso andiamo a inserire anche qui, quindi linea blu che è statistica, non sono pivot. Anche se sim, sono simili ai pivot e a volte anche coincidono, non sono quelli, andiamo a vedere. Non coincidono perché è poco più alta. È una percentuale degli ultimi 3 giorni per calcolarne il quarto, quindi va benissimo. Se mi ritorna dal pivot, adesso incomincia a salire, il target è questa zona qui. Praticamente la zona del pivot e la zona della linea blu. Non andrei neanche oltre perché qui abbiamo di nuovo una zona di pullback, quindi da questa zona qui a questa zona qui, 1, 13, 1, 31 e 12 è un buon target da chiudere il long se si entra adesso con lo stop loss di 18 pips. Ok? Quindi per me adesso short sterlina dollaro, short long sterlina dollaro, l'ho fatto in questo conto qui e lo faccio anche qui. Ok, mettiamo lo stop loss di antidisastro. 20 pips, quindi 200 qui e anche qui. Quindi ci giochiamo come questa partita, questo trade me lo gioco così. Ok? Stop loss praticamente da dove sono adesso di 20 pips, che già sono tanti, li potrei anche aggiornare, però meglio metterne 20 per un motivo molto chiaro. Adesso intanto disegno il mio trade. Più o meno sono 20 pips. Questo. Perché metto lo stop loss lì in basso? Qualcuno me lo sa dire? Qualcuno che da anni mi segue? Ecco qua. Perché? Circo circo sotto il pivot. Il pivot è qui. Lo stop loss me lo metto qui, sono 20 pips al pivot. Sotto l'ultimo minimo solo significativo. No, non intraday, non minimo significativo. Allora, se ci vorrebbe tanto questo minimo qui, questa zona qui, guardate come sono allineati. Tac, tac,
questa zona qui, quindi se mi rompe questo accelera. Giusto, usare questo minimo qui che è il minimo di oggi, ok? Quindi questa è già la zona che dicevo prima come price action, ma più che altro è perché se il prezzo va a finire sotto questa zona qui, mamma mia, oggi proprio. Se mi va a finire sotto questa zona qui, ancora sono praticamente nell'interno del trade rialzista, perché devo aspettare la linea rossa del dinamico, che è questa linea qui che vedete, che mi vada a finire sotto il canale giallo. Quindi se il prezzo mi arriva qui, la linea non è ancora uscita, però se mi arriva qui ho lo stop loss da dinamico. Quindi la tecnica è questa qui, adesso il take profit per questa operazione qui, senza neanche veramente fare altri calcoli, l'idea è di andare qui. Bene, abbiamo fatto. Non è una media mobile, Silvia. Non è una media mobile, è una linea che mi ha inserito Alessandro. Sicuramente una media, ma non di quelle del MetaTrader. È una media che è basata sull'andamento di ultime 3 giornate per avere la quarta. Quindi il calcolo che mi fa questo indicatore dinamico è 1, 2 e 3 per calcolarmi il quarto. Take profit 1. 31 e 10, allora take profit è questo qui, 1,31 e 10, 1,31 e 11, va benissimo metterlo anche 1,31 e 8, 0,8, perché a volte magari non ti prende quella zona, te la prende un po' più bassa. Comunque questa qui è la zona di take profit. Bene, adesso abbiamo fatto un ragionamento per vedere l'andamento del prezzo, tanto guardate bene il trade, cioè il trend di alzista, quindi viene supportato anche da queste zone qui. Quindi se dovessi adesso immaginarmi, anzi lo facciamo diversamente, anche se ho preso un grafico H1, va benissimo, rende l'idea. Poi lo si può prendere su un grafico un po' più ampio, però uguale. Metto questo canale qui. Questo mouse qui lo devo buttare via. Così. Lo metto così. Vado a ingrandire un attimino. Questa zona qui non l'ho ancora toccata. Quindi c'ho ancora 40 pips buoni come zona rialzista, però se incomincia a salire potrei andare a puntarci il canale alto 1. Poi, quindi, come iniziativa ho un trend identificato rialzista da un canale rialzista. Poi non è il caso, guardate questa trend line che io ho inserito qui, guardate com'è parallela con questa, quasi quasi perfetta, ok? Perfezione non esiste sul trading, lo sappiamo che non dobbiamo essere pignori, però più o meno la zona è quella e va benissimo, quindi è dentro un canale rialzista. Se rompe questa zona qui mi porterebbe alla parte bassa. Adesso inserisco un'altra trend line anche parallela a questa, che la vado a inserire più in alto, più o meno della stessa distanza, quindi sarebbe questa, guardate. Il canale della forca di pitch mi riporterebbe dalla parte centrale, che sarebbe questa, quindi questa qui la disegno di un colore che mi interessa, quindi la metto blu, mentre questo canale qui lo metto del colore anche scuro blu, e questa qui, che sarebbe quella centrale, va a formarsi una forca di pitch, Andrew Pitch Fork, che io le disegno di questi colori qui, e poi prendo un'altra trend line, la metto parallela e vado a prendermi l'altra parte del canale, che sarebbe questa. Guardate come coincide, posso prendermi questo, posso prendermi questo minimo qui, oppure metterla esattamente al centro, in questa zona qui, che nel frattempo comunque potrebbe andarsi a formare un'altra zona di candele dove vado a fissarla poi, però per il momento la metto così che mi va bene. Quindi in questo frammento di tempo dove noi stiamo facendo l'analisi, l'abbiamo fatta dalla parte bassa, quindi cercando le zone di supporto, e adesso siamo andati a cercare le zone di resistenza, che sarebbero questa. Guardate, coincide questo minimo qui con la zona del pivot. L'ho messa parallela, quindi non mi interessa, non ho nessun punto dove deve andare ad appoggiare il prezzo. Però se il prezzo poi mi appoggia che da questo minimo qui, la zona è questa,
Mi va a toccare la parte alta, torno nella parte bassa, siamo nel canale centrale, quindi nella forca, nel bastone della forca di pitch centrale che dichiara che se vado sotto vado nella parte bassa, se rimango sopra vado nella parte alta che io ho segnato parallelamente alla parte centrale, alla parte bassa su questo minimo qui, guarda caso alla stessa zona del pivot, in questa zona qui ho un take profit. Quindi assolutamente se adesso mi parte e mi fa così, mi arriva al punto di pivot. Se poi viene rotto questa zona qui, io non continuo a tenermi il trade, perché poi va su, torna, la ritesta e riparte. Probabilmente poi abbiamo questa zona qui come breakout o come retest, per poi ripartire a rialzo se continua il trend rialzista. Però per l'intraday mi interessa questa zona qui. Va bene? Quindi Andrew Pitchfork. Che poi io la disegno così, se uno o qualcuno di voi vuole andare a metterla più tecnicamente, c'è qui Andrew Pitchfork, sono questi tre punti, li disegni così e poi te la giri come vuoi, guardate. Non viene bella come l'ho fatto io, perché a me piace mettere le trend line perché sono un po' più flessibili, invece con la forca di pitch sono un po', diciamo, vincolato da questo scherzettino che mi fa. Ok? Che livello ha il pivot? 1,31 e 10, 1,31 e 11. Ma ce li hai questi pivot, Giuseppe? Se no te li passo, eh? Ogni volta me li chiedi. Adesso non so se me li chiedi perché non ce li hai o me li chiedi perché sei dal telefono. Perché se non ce li hai, te li passo io e te li inserisci nel tuo meta. Non li ho. E allora, ogni volta me li chiedi, te li passo. Allora, togliamoci subito il dente. Un attimo solo, anzi, li prendo da qui. Li prendo da qui così non occorre neanche. Allora, li prendo direttamente da qui. Allora, li prendo da qui. Guardate. Scheda d'acqua. Indicatori. Lo prendo da qui, guarda. Pivot, lo copio e te lo passo. Non devo trascinare. Oh, te l'ho passato su Skype. Lo inserisci come un indicatore. Ricordati che quando lo inserisci nel grafico, poi deve andare qui, pivot, questo coso qui, questo tempo qui, diciamo, lo lasci a 0, lo metteresti a più 1, più 2, più 4, più 9 se tra dilazioni a diverso tempo da dove siamo adesso, un GTM diverso, ma visto che è un pivot e le valute sono mondiali, lo devi lasciare a zero, va bene? Chi ancora non ha il pivot, basta che me lo chieda, glielo passo. C'è un indicatore che non è mio, assolutamente, è un indicatore che fa il calcolo del giorno prima, che è molto importante per chi fa day trading, ok? Per chi invece fa a lungo termine, non consiglio nemmeno di valutarli e neanche di usarli, perché ti porterebbero a essere influenzato per chi fa posizioni di lungo termine. Ok, torniamo un attimino a guardare, però. Il metodo fascia, noi abbiamo parlato di sterlina dollaro, io qui c'ho un rospo in gola stamattina. Allora, metodo fascia che sterlina dollaro ha fatto la parte rialzista da questa zona qui. Questa cosa è un punto, diciamo, a favore che abbiamo per chi va long. Allora, la mettiamo così, la mettiamo bianca come livello di trading. Una volta che il prezzo mi dà un segnale long dall'istagramma verde, quindi da questa zona qui, in questo massimo qui, io mi aspetto un 20 pips di target in generale, che non vediamo. Infatti, ritorna nella parte, continua a fare Instagrammi verdi, non è ancora fatti rossi, probabilmente si comincia a rompermi il TS Open, quindi l'open price. Incomincio a farmi la parte ribassista e incomincio ad avere anche gli histogrammi rossi. Ci sta, ok? Io vado più a puntare che mi rompa questo massimo qui, quindi continui l'idea del trend rialzista per il metodo fascia, quindi continui la fase verde, ritorni sopra questo massimo e vado a fare il minimo nuovo massimo. Quindi ancora questo punto qui di pivot diventa ancora più importante per il trading perché tanto è il massimo di venerdì, vedete che c'è il massimo poco più alto. Quindi il massimo di venerdì,
il punto di pivot, se io vado a finire qui in alto, questa zona qui diventa una zona di resistenza. Quindi questa zona qui di resistenza, ce la segno in giallo, anche se le resistenze le mettiamo blu, vediamo se riesco a cambiarla subito. In blu, quindi tenderei a questa cosa qui. Poi con l'ultima espansione ho questa zona qui di Fibonacci, che siamo sotto il 50%, quindi se mi ritorno anche sopra il 50%, ritorno sopra il pivot e dovrebbe partirmi a rialzo. Questa è la mia idea di trade per la sterlina. Se vado a vedere la campana gaussiana sull'H1, che non mi interessa più di tanto l'andamento ciclico, è un andamento ciclico che negli altri time frame vado a leggere con i cicli 1, 2, 3, 4, in questo caso no. In questo caso però devo capire che della campana gaussiana che mi resta, quindi la disegno qui, ho una parte rialzista e una parte ribassista. Quello che ogni volta spiego è non si scappa da questa cosa, ok? Però all'interno della campana gaussiana io ho una M ciclica che la disegno così come McDonald's praticamente. Questa M ciclica qui, io ho la parte verde, la parte rossa, la parte verde e la parte rossa. Nei migliori dei casi, nella prima parte, quindi dalla prima gamba alla parte centrale, ho soltanto la parte rialzista, ok? Qua ho soltanto la parte ribassista. Quindi avrei a modello di Instagrammi solo verde e solo rosso. Questo è quello che mi disegnerebbe, diciamo, mi impone di guardare il grafico, ok? Però la campana gaussiana ha un effetto, diciamo, veramente ciclico. Quindi se qui è partita il mio minimo assoluto, ok? Lo vado a vedere, questa è stata la chiusura. Quindi questa è la chiusura, questo è il minimo assoluto, vado a vedere qual è il minimo assoluto, questo. Quindi questa parte qui potrebbe essere la prima gamba, la seconda, la terza, la quarta, ok? Se irregolarità mi dice che da questo minimo qui assoluto, e qui cominciano le irregolarità tipo X, ok, o Y, in questo caso è una X, mi partirebbe la parte verde, la parte rossa, verde, rossa, ok? La disegno così nel laterale. Questa parte verde qui, e questa parte verde qui, cioè questo pezzettino qui, potrebbe essere una prima gamba di una M, la seconda, la terza, la quarta. Cos'è che mi manca se io vi disegno questa? Me la disegno diversamente, così si vede meglio. Se questa è una parte verde, questa è la parte rossa, cosa mi manca? M ciclica, verde, rosso, verde, rosso, verde, rosso. Quindi immaginare nell'ideale sarebbe verde, rosso, verde, target, rosso. Quindi la parte adesso che io vedo verde qui, notate che l'indicatore ciclico, o meglio, l'indicatore di trend follower, il drive, questo indicatore qui che vedete qui a 96 periodi, che è addirittura anche sbagliato, poi lo mettiamo al time frame giusto, quindi ho preso anche il trend sbagliato, poi lo spostiamo, non dovrebbe essere a 96, dovrebbe essere a 128, però non cambia più di tanto, mi fa in questo caso la parte verde e la parte rossa, quindi mi mancherebbe adesso un breakout di questa zona qui rossa, una parte verde e poi di nuovo una parte rossa. Un attimo che lo cambio, così ho capito anche qual è quello che devo cercare in fascia. Quindi questa cosa qui, i settaggi giusti li ho messi qui. Tante robe nei grafici, quindi ogni tanto si sposta magari dei test, cose che ho guardato. Quindi andiamo a vedere qui. Ok, andiamo a vedere qui. Questo è un drive a 128. Ok, in questo caso cambia ancora a favore nostro, cambia ancora di più perché la campana gaussiana, per chi c'è nel webinar del serale, abbiamo visto che i settaggi per la sterlina d'oro sono diversi dai settaggi che io uso per l'euro-dollaro. Adesso non posso cliccare sopra l'indicatore, poi si vedono le password e ho dei problemi. Quindi questo settaggio qui è 64 periodi, 64 periodi e questa è a 128. Vedete che è diverso, non è 96. Quindi sono diversi i settaggi per la sterlina-dollaro. In questo caso avrei parte ribassista, parte
parte, basta. Quindi il minimo della campana gaussiana a questo punto è questo. Quindi ancora meglio, si vede ancora meglio qui l'idea rialzista è questa. Questo è il minimo di Gauss. Questo è il minimo di Gauss. Dov'è il massimo di Gauss precedente? Vado a vedere nella zona, la disegno così, dove il prezzo è andato sopra la linea del meno 85 ed è tornato sotto, quindi da qui a qui, vado a vedere la parte più alta, è questa è il massimo di Gauss. Quindi qui sopra non ci devo andare, lo disegno pure. Qui sopra non ci devo andare. Andiamo a vedere se inserire qui il pivot ha un senso logico. Questo qui è il mio target. Guardate quanto spazio c'è ancora. 106 pips di una distribuzione. Se la distribuzione è finita così, ok, che io la vado a determinare come fine di una distribuzione. Adesso non la segno perché non, sono diventato tutto ciclico e non va bene. Se qui mi finisce la distribuzione, che è il punto più basso della campana gaussiana, deve partirmi quella nuova, allora ho tutto lo spazio per andare su. Una cosa che potrei inserire ancora all'interno di questo per capire l'andamento, poi la togliamo subito perché sennò veniamo influenzati da una media mobile che è quella che uso per l'andamento ciclico, la mettiamo bianca e la mettiamo semplice, 64 semplice. Ok? Se da questo punto qui nel timeframe H1 mi parte un ciclo 1 della sterlina dollaro, devo andare a toccare la media, in questo caso 64 periodi. Quindi ho ancora tutto questo spazio qui. Per essere un ciclo, una conferma di una di nuova distribuzione, deve andare a toccare, sfiorare o trapassare questa media mobile. Andiamo a vederla nel metodo ciclico, così abbiamo tutto l'indicatore ciclico sotto e ci rende l'idea un po' diversa. Oggi è lunedì, quindi lunedì è un po' una giornata che si deve anche stare un po' tranquilli nella mattinata, se non anche nel pomeriggio, perché non si sa ancora come la strada che prende il grafico, ok? L'inizio della settimana, le false rotture, o comunque la candela daily che fa la prima parte ribassista per poi diventare rialzista. Andiamo a vedere nel time frame ciclico, eccolo qui, era già questo. Andiamo a fare un attimino l'analisi, cancelliamo questo. Oggi mi dedico alla sterlina dollaro perché l'euro dollaro lo lascio un attimino fermo, voglio capire un attimino come si comporta. Allora, vado a vedere in questo caso la campana gaussiana, che è la stessa, perché l'indicatore gaussiano è lo stesso, delta in frame H1 che uso per il metodo fascia. Questa è la partenza, quindi più o meno questa, non mi interessa perché è già finita, e questa è la parte ribassista. Se questa zona qui sia una X o sia un ciclo 4, non mi interessa, a me interessa che quello è il minimo assoluto. Questa zona qui è il minimo assoluto, mi parte. Adesso i cicli della sterlina dollaro sono un po' irrazionali, non sono già irrazionali l'euro dollaro. Adesso anche questo diventa una zona, diciamo, che potrebbe essere la chiusura di un ciclo 1. Mi sembra no, perché è troppo corta. In questo caso dovrebbe ripartire il rialzo. Questa è la prima gamba, la seconda gamba di un ciclo che non è ancora andato a toccare, anche se l'ha toccato qui, potrebbe diventare un ciclo ribassista. Ok? Adesso, visto che torniamo in questa zona qui, lo possiamo vedere sicuramente qui meglio, guardate questa candela qui, adesso tolgo questa. Immaginatevi il grafico che ritorna sopra questa trend line. Cos'è che mi forma a questo punto? Che sono 4-5 pips. Sembrano tanti, ma sono 4-5 pips. Cosa succede a questo punto se mi ritorna qui in alto? È una falsa rottura e riparte a rialzo. Se invece continua, ok, allora ho la fase ribassista. Quindi è molto importante guardare dal punto visuale la grafica che impone l'andamento delle candele. Ma anche questo non ci porta a uno sviluppo di accordarci con la probabilità ribassista o rialzista perché siamo nel lunedì. Se tanti di voi lo sanno che io lunedì è una giornata un po' strana, poi magari si prende lo stesso posizione o non si prende posizione, ma proprio per questo anche ritornando alla zona di stop loss è preferibile metterlo in una zona un po' più lontana, anche se si rischia di più, è la zona, diciamo, che le più delle volte mi fa
mi dà il tempo di decidere se il trade era giusto o sbagliato, perché in questo caso qui il trade ancora non so se è sbagliato, perché potrebbe veramente farmi la falsa rottura e tornare su. Siamo nella zona del pivot, abbandoniamo questa zona qui, che è un bel massimo, però un massimo intraday di una candela che è partita qui, quindi non siamo ancora lontanissimi. Se io vado a vedere l'open price, siamo a 26 pips dell'open price, ok? Quanto è sceso l'open price? 12 pips, quindi per scendere di 26 devo farmi di nuovo una bella strada, devo andare fino a qui, per avere la stessa spike che ho avuto rialzista, averla ribassista. Sembra che continui il trend ribassista di questa candela qui, però un po' impasticcato a scendere, si ferma un attimino, ok? Primo istogramma rosso, andiamo qui, metodo fascia, prima istogramma rosso, siamo a 10 minuti di partenza della candela K1. Guardate, fatemi vedere come c'è questo qui, questo, sono divertiti. Il sistema se no. Ok, l'istagramma rosso, ah no, non me l'ha fatto ancora rosso perché stavo guardando il grafico sbagliato, che era il grafico questo qui, fatemi vedere se è quello giusto, 128, sì, io vado a vedere in quello dell'euro dollaro, solo per farvi vedere che era sbagliato, era questo. Vedete? In questo time frame, che è quello sbagliato perché è quello a 48, per i 96, per chi c'era nella lezione della sera lo sa, vedete che comincia a farmi il sagma rosso, ma è sbagliato, perché noi dobbiamo calcolarlo, la sterlina dollaro è diverso. Siamo sotto l'open price, siamo a 12 minuti di partenza della candela, candela H1 è partita 12 minuti fa. Adesso incomincia a farmi anche in questo time frame qui, che è quello a 64 periodi, il primo istagramma rosso. Il primo istagramma rosso non mi dice niente, il secondo invece mi chiama lo short. Ok? Quindi anche questo è un punto di vista per statisticamente tradare. Quindi mi interessa ancora di più, nell'ambito di trade statistico, che questa candela qui non mi finisca a ribassista, perché se mi finisce sotto questa zona qui rimane fisso questo istagramma rosso. Se invece si ritira e incomincia a salire di nuovo, l'istagramma rosso diventa di nuovo verde perché è statistica. Quindi ancora di più si preannuncia che la fase rialzista non è finita. Va bene? Bene, bene, bene. Allora, andiamo a vedere ciclicamente la sterlina dollaro sull'H4. E poi andiamo a vedere un attimino l'euro dollaro. Questo è messo così. Siamo a 53, 57, un po' di pips vicino allo stop loss. Vediamo se riesce a tornare su. Mi sa che mi prende lo stop loss e poi ripartire. Va bene, allora lasciamolo inserito. Allora, sterlina dollaro sul 4 ore. Andiamo a vederla. Allora, ciclo 1. La lettura è diversa dall'euro dollaro, lo dico già adesso, non ci sono i 4S, però andiamo a vedere il 37, 37. Allora, mi vado a inserire i possibili minimi. Allora, questo è il ciclo 1. Questo è il ciclo 2. Frattalità non è sempre la stessa, quindi abbiamo ciclo 1, ciclo 2. 1. Un possibile 3. E un possibile 3, che ancora sta scendendo. Quindi nella parte di time frame H4, qui partirebbe un ciclo, che è quello che è partito adesso, che è diventato debole. Guardate, 4, 8, 12, 16, 20, 24. 24 candele nell'H1, 24 candele, quindi 25. Quindi ho contato
logicamente sul time frame H4, le ultime candele 4 volte, perché 4 ore, 4 ore, 4 ore mi fanno 24, discrepanza di 4 logicamente, quindi questa candela qui sono 25. Ok? Quindi va benissimo che questo qui, in ogni caso, come lettura ciclica, se è giusta, che poi la stellina è sempre un po' così, questo è un ciclo 1. Ok? Anche se è un ciclo 1, è un ciclo 1 di un time frame H4, H4. Quindi questo ciclo qui potrebbe diventare un ciclo 1 ribassista e a questo punto continuare la fase ribassista. Anche questa è una cosa da tener conto nei time frame più ampi. Ok? Poi ricordiamoci che siamo sul daily. E abbiamo la candela del lunedì, quindi la candela del lunedì si spinge un po' rialzista, un po' ribassista prima di prendere una decisione da che lato, diciamo, esplodere. Guardiamo qui un attimino come siamo messi. Guardate, siamo messi se usiamo l'analisi tecnica e la price action, siamo nella parte ribassista. Quindi questa trend line qui la devo mettere verde. E questa trend qui è una zona di supporto, la mettiamo bene. È una zona di supporto. Quindi attenzione ai prossimi rilanci rialzista della sterlina. Se la sterlina adesso incomincia a salire, va a prendere dei livelli. Questo, e anche questa me la chiudo pure così. Ok. Mi sono girato solo long per tutto. Quindi in questa zona qui è molto importante per capire dove si ferma. Adesso, time frame, prospettazione di 26 pips, toccarmi in questa zona qui, verde, zona di resistenza, e ripartire a rialzo. Ok? Attenzione, siamo sui minimi sotto l'open price, siamo sui minimi, sta accelerando. Benissimo, dai. Dobbiamo andare a vedere lo stop loss, l'abbiamo inserito su un altro time frame, su questo qui. Anzi, l'avevamo fatta qui. Stop loss. Allora, attenzione, andiamo a vedere se ci ha preso già. Mi sa che ci ha preso già lo stop loss comunque. No, non ancora. Proprio l'ha sfiorato. Vediamo se lo prende nel prossimo rilancio. Ok. Stellina dollaro. Più qua. L'ha sfiorato. Allora, importante adesso capire. Guardate, qui abbiamo la linea rossa che non è ancora uscita sotto questo canale, quindi non abbiamo ancora avuto il reverse. Abbiamo 18 minuti di partenza candela. Questa candela qui praticamente è durata 18 minuti. La guardiamo in un time frame a 1 minuto, quindi mettiamoci il minuto di prima che è ciclico. Andiamo a vedere. Oh, vedete com'è difficile il lunedì. Prendere direttamente la direzione giusta di lunedì e a volte veramente lanciare la monetina. Ok, io preferisco mettermi comunque sempre il contrario al 3. Abbiamo questo 19 minuti. La partenza è questa. Andiamo a vederla qui. In questa zona qui è partito il grafico. Adesso cerca di tornare su un attimino. Vediamo se ce la fa ad andare oltre la soglia della lateralità, perché se si mette in lateralità sicuramente per un po'. Importante è da capire la chiusura di questa candela H1, se mi rimane bella ribassista, si incomincia a salire. Se incomincia a salire e mi ritorna su, sparisce l'Instagram verde. Andiamo a vedere cosa fa l'euro dollaro nel frattempo. L'euro dollaro nel frattempo non è sterlina dollaro, che è una cosa un po' strana. E infatti, prima di guardare questo, vorrei vedere su questo qui, vorrei vedere cosa sta facendo l'euro sterlina, per esempio? Tanto ci ha sfiorato lo stop loss, non l'ho ancora preso. L'euro sterlina, sterlina, no, l'euro sterlina è un componente euro, quindi un componente euro ha il settaggio dell'euro 48 e così via. Sta salendo. Se sale l'euro, scende la sterlina. Questo è il componente di
contrario, diciamo, alla sterlina dollaro, posso guardare l'euro sterlina e non l'euro dollaro, chiaro, il classico, no? Però mi sta facendo il primo histogramma verde, il contrario della sterlina dollaro. Quindi se questo incomincia a scendere perché dalla parte euro dollaro, che per il momento sta prendendo forza, incomincia a scendere, quindi l'euro debole mi porta debole l'euro contro la sterlina e la sterlina dollaro nuovamente riprende forza da dove eravamo. Quindi il lunedì è complicato per tantissimi trader. Il lunedì, per chi fa l'operatività di trading senza avere una strategia ferrea di prezzi, o comunque notare, per esempio, se io adesso dovessi tradare la strategia del fascia 30, fascia 3, non avrei una posizione. La prima posizione che avrei sarebbe adesso, questo è anche sbagliato, ritorno in questo di fascia, poi li cancello quelli sbagliati, ritorno nel metodo fascia. Il primo trade che avrei io, se questa candela qui chiude così, avrei il primo trade ribassista dopo il primo histogramma rosso. Quindi non avrei sulla sterlina dollaro nemmeno la posizione da prendere. Io l'ho presa ciclicamente e va bene che sia andata così. Adesso siamo sul minimo assoluto. Una zona abbastanza chiave dove aver inserito lo stop loss mi va bene, l'ho sfiorato, adesso sale di 5 pips, se continua a salire sparisce anche l'Instagram. Vorrei vedere con voi in tempo reale sparire questo Instagram rosso e diventare di nuovo verde, per avere la tendenza di continuare a rimanere sopra l'open price, ripartire, diciamo, l'open price è questo qui, ritornare sopra questa zona mi porterebbe ad avere la visione daily rialzista. Comunque, presuppongo che continuerà a scendere minimo minimo per toccare ancora questo pivot, quindi lo stop loss per chi l'ha inserito si potrebbe anche già stoppare adesso e aspettare magari di rientrare più in basso. Ok, questa è una. L'euro dollaro in questo caso ha una candela rossa, strana, ma comincia a scendere l'euro dollaro dove la sterlina dollaro anche scende, quindi prima o poi una delle due andrà a cedere dalla parte giusta, quindi una delle due candele andrà a decidere quale sarà la zona da andare a prendere. Non possono scendere assieme. Ultimamente stanno avendo una correlazione inversa, quindi se l'euro dollaro scende, la sterlina dollaro sale. Quindi se si decide adesso l'euro dollaro di scendere, salirà la sterlina dollaro proprio perché vi ho fatto vedere l'euro sterlina, che è la loro controparte. Ok? Andiamo a fare una panoramica veloce di segnali. Euro sterlina, primo histogramma rosso non mi serve, sterlina dollaro, primo histogramma rosso non mi serve, adesso ho preso lo stop loss, chiaro. Altri segnali, vedete che lunedì non mi comporta, a parte questo, che il dollaro australiano contro lo yen, abbiamo in questa zona qui, esattamente con questo histogramma qui, il segnale long, perché ne ha già fatti più di due, anzi già il tre, quindi questo potrebbe essere una posizione da inserire in ordine pendente in questa zona qui. Però prima di inserire l'ordine pendente andiamo a guardare tutte le dinamiche che il prezzo offre. Allora, è un trade da fare questo a primo occhio, Giangi? Mauro, è da fare questo? Andiamo a vederlo. Federico, è da fare questo? Ricordate che la parte più bassa della campana gaussiana è questa qui, oppure questa qui. In ogni caso ho una fase rialzista molto forte. Non tanto, vedo la gaussiana già in ribasso. Bravo, Gianluca, hai visto bene, però hai visto anche che non ci sono nuovi massimi. Ok? Siamo su questa fase qui, che comunque non la contiamo perché diciamo che è un grafico un po' anormale per questa discesa che è avvenuta di notte, se ve la ricordate. Abbiamo la fase rialzista, siamo andati fuori dalla lateralità che la andiamo a segnare, quindi prendiamoci la lateralità, prendiamo veramente i massimi che sono questi, la disegniamo così, la disegno di un colore che mi serve, quindi blu, ok, così la vedo bene, siamo fuori dalla lateralità. Se dovessi entrare short, entro da Instagrammi rossi e entro nella parte ribassista, quindi ancora ho questo. Poi vi posso aiutare con medie mobili e tutto il resto, ma non mi interessano.
Quello che potrei ancora aggiungere su questi grafici, che siamo sempre di lunedì, quello è il problema, è il lunedì. Abbiamo tutta questa fase qui, verde, che non la vedo nell'indicatore fascia, però la vedo dal drive, saltando questo pezzettino qui, abbiamo tutta la fase verde. Quindi il segnale long non lo faccio, anche se potrebbe farmi rotture di nuovi massimi, andare a toccare nuovi massimi e poi tornare giù. Ben che venga che mi facciano nuovi massimi, quando incomincio a fare il primo sagama rosso, andrò a tentare la mia fase ribassista perché avrò un'efficienza più accentuata nella fase ribassista di chiusura, distribuzione, di comunque ritracciamento dopo la parte alta. Un livello importante da monitorare, secondo me, è questo. Se mi ritorni sotto la zona di lateralità, rendete conto che adesso, se io vado a fare così, è questa zona qui, è una zona di supporto, quindi la posso anche segnare, è una zona verde. Sotto questa zona qui vuol dire che mi hai rotto un supporto importante. Se invece ci arrivo a stento in laterale o una fase rialzista, questa zona qui diventa una zona di supporto che mi spinge il prezzo al rialzo. Ok? Quindi abbiamo guardato un po', diciamo, le parti principali da sterlina dollaro, euro dollaro e le coppie che si potrebbero tradare. Abbiamo l'Audi Yen, altre coppie non ne ho, per il momento sono bloccato lì così. Euro sterlina sale, sterlina dollaro scende, euro dollaro scende pure, quindi candela piena di euro dollaro, guardate, sta tornando giù. Io euro dollaro non ce l'ho, sono flat, ho qualcosa sulla sterlina, ma poca roba. Ok? Vediamo come si comporta questa candela qui. È molto importante capire questa candela qui adesso, che è la prima candela, diciamo, dalle aperture, l'apertura della sessione europea è questa. Okay? Devo capire come si comporta questa zona qui. La metto in evidenza perché mi interessa veramente capire se mi fai dall'open price, che è questo qui, una candela daily ribassista o se mi ritorni sopra questa zona qui. Se tu mi ritorni sopra questa zona qui, non sono tanto convinto a continuare a fare lo short perché potresti farmi una fase ribassista. Anche qui vediamo dal lato contrario la candela e la campana gaussiana che tenderebbe al rialzo. Però ricordiamoci sempre che da questo punto qui, se dovessimo andarla a vedere dal punto di vista ciclico, in questa zona qui mi parte un ciclo 1 che sta diventando ribassista nell'H1. Nell'H4 qui mi parte un ciclo 4. Non so se il ciclo 4 mi convince e continuerà a scendere. Se ritorni sopra questa zona, l'open price, se ti rimangi tutta la candela, che ancora ho 32 minuti, e magari mi fai una candela così a spike rialzista, sono più tendenzioso a non vedere più questo istogramma qui. Se comunque sale, non mi confermi, mi ritorni verde, quindi mi confermi la ripartenza e quindi ho la fase ribassista. Ho nell'evoluzione della sessione europea, parlandoci un'ora, ho avuto quello che tante volte ho visto di lunedì, ho avuto un picco di fase ribassista nelle prime ore del mattino del lunedì, che poi vanno a completare la candela daily. Andiamo a vederla su un grafico vuoto, così ci rende ancora più l'idea. Mettiamo un formato neutro e mettiamo time frame. Abbiamo questa zona qui, praticamente se dovessi guardare queste candele qui, sono nella fase daily di una candela che praticamente il suo corpo è di 12 pips, non è tanto. Siamo sempre nelle prime ore di lunedì, che io in tantissimi video del lunedì ne parlo molto, che lunedì non sarebbe un giorno da fare trading. Se adesso mi sale di 10 pips, oltre a rimangiare tutta, dov'è? Tutta questa candela qui, che non è, quanti sono? Sono 15 pips, mangiandone 10 già mi torno qui. Ok? Mi rimangono questi più o meno, questa zona qui, quindi mi rimane una spike, una candela accentuata. Ok? Se ritorni su, sei anche sopra l'open price e la candela comincia a farmi di nuovo il corpo verde. Il basso c'è da aspettare. So anche se, essendo in ciclo 4, di H4 all'inizio dovrei tracciare il rialzo. No, però deriviamo da un ciclo 4, Mauro, lo andiamo a vedere assieme.
non me lo ricordo bene, 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 però. Allora, andiamo a vederlo assieme. Nell'H4 ciclico, perché nell'H4 ciclico siamo comunque in una distribuzione forte rialzista. Il 3, allora, andiamo a diciamo fare un'ipotesi, perché alla fine è un'ipotesi, la sterlina dollaro non è chiara come l'euro dollaro come lettura. Ma comunque 1, 2, anche se non sono giusti i cicli, 3, in ogni caso ho dei cicli che sono partiti da questo minimo qui, sta facendo dei minimi rialzisti. Sono tutti minimi rialzisti. L'unico minimo che viene a interrompere è questo. Ok? Quindi uguale che ciclo sia partito qui, se vado a notare una cosa, le cosiddette flag, qui ho una flag, la disegno proprio con il canale in bassista, la disegno così. Questa è una flag. Poi la vado ad aggiungere nelle parti più alte, dove ho dei punti, diciamo, da sistemare. Questa zona qui è una flag. Quindi, volendo, potrei intuire che se è una flag del trend rialzista, mi riparte, rompendo questo canale qui, nuovamente una fase da determinare cos'è, fino a quando mi potrai scendere. Se siamo in un trend rialzista, fino a quando mi scendi? Ok? Se mi rompi questo, continui la fase rialzista, però quando tornerai qui sopra, essendo time frame a 4 ore, può rimanere, diciamo, in laterale ribassista ancora un po', e poi magari cercare di tornare qui e ripartire. Quindi potrebbe farmi ancora il ciclo 4, ma è un po' troppo corto, e poi ripartire. Quindi la tendenza è, se mi rompi questi massimi qui, ti cerco di andare rialzista, perché mi hai fatto una flag. Okay. E l'asta della bandiera è contraria alla flag. In questo caso la flag è questa, non puoi farmi una cosa del genere. Se mi fai una cosa del genere, vuol dire che siamo veramente in chiusura di distribuzione e avremo questa distribuzione in chiusura. Quindi è un po'. Ecco, bravo, esattamente quello che hai detto. Quindi è ancora un po' incline nel darci la fase ribassista, però se lo fa, se mi rompe il canale comincia a scendere, è un trade comunque da tenere abbastanza, perché saranno 80, 90. Adesso non so quanto è durata questa distribuzione. Allora, ricordate che the trend is your friend, quindi okay? Il 50% è questo. Ritornare al minimo lì sono 230 pips, non sono neanche pochi. La sterlina dollaro è salita da qui a qui 780 pips con una distribuzione. Andiamo a vedere il daily. Dall'ultimo punto, da qui, è tutto il punto, ordine 780 pips. Siamo sul daily. Si è presa tutta. Ok? Io l'ho misurata da qui sicuramente. Ok. Poi però, se vado a vedere, la misura da, voglio vedere una cosa. 1,24,25. 1,24,25. 24-25, da qui mi guardo sull'H, sono abbastanza lunghi i cicli. Abbastanza lunghi. Vorrei vedere però, c'è un time frame euro-dollaro, la ripartenza del ciclo 224. Vedete, si è fermato di nuovo l'euro-dollaro, la sua fase di bassista l'ha fermata. E se la sterlina dollaro continua a rimanere così il bassista. Interessante il daily, dopo un ritracciamento in ribasso c'è da aspettarsi una bella partenza. Eh sì, questo qui è quello che sto attendendo io. Sto attendendo veramente che mi riparta, perché siamo sopra la media a 100 periodi esponenziale. E quindi la giornata del lunedì potrebbe essere la spike di partenza di una candela weekly, quindi mi sto aspettando veramente la ripartenza. E poi i ritracciamenti non ne ha ancora fatta, ha fatto solo questo ritracciamento qui, quindi se incomincia a salire la candela daily, diventa verde, potrei attendere dei nuovi massimi rispetto a questo. Quindi è quello che magari impone adesso l'idea di non mettermi short, parlo per me, perché mi aspetto veramente una fase ribassista, anche se tanti punti di vista parlerebbero nell'intraday, quindi nella giornata di oggi, come minimo nella mattina, parlerebbero ribassisti.
sta nell'idea adesso di aspettare in questo metodo qui, adesso devo capire qual è il fascia che sto usando, quello giusto o quello sbagliato, se no poi facciamo ogni volta confusione. Capire se è questo, se, vediamo se è giusto, drive, se questa candela H1 rossa, che è ancora a 25 minuti, se smette di scendere, quindi finisce la prova di discesa e mi torna su, mi torna all'open price, mi sparisce questo istogramma verde, è rosso. Quindi il mio trade ribassista, il mio trade rialzista lo continuerò a ottenere, cioè voglio ancora puntare alle zone rialziste soltanto quando il mio istogramma rosso è confermato. Quando il mio istogramma rosso è confermato, farò dello short. Quindi attendo solo questo. Però sono anche indeciso, dovrò valutare altri punti. Se il grafico mi fa il favore di allinearsi con le mie analisi, quindi riportarsi con la candela H1 un po' verso i massimi, allora sparisce l'istogramma e allora sono tendenzioso a continuare la mia salita. Va bene, oggi la giornata si è un po' prolungata verso la sterlina dollaro, che mi interessa come l'euro dollaro. Ciclicamente non l'abbiamo neanche visto, andiamo a vedere velocemente, visto che ci siamo. L'euro dollaro sto aspettando, dopo una fase come il mese scorso di partenza di un ciclo mensile, non ne ha fatti 300, di più se ne ha fatti 250, sto aspettando di capire dove entrare. Okay? Andiamo a vedere ciclicamente, partiamo dall'H4. L'H4 molto importante è l'andamento del nucleo, quindi sistemiamo un attimino le trend line del nucleo perché l'ho spiegata l'altra volta e sono una zona che assolutamente penso che a tutti interessa adesso capire. Questo è da aggiornare, il resto è aggiornato. Spostate un attimino. Guardate dove è andato a finire la ripartenza di un ciclo 1H4, è andato sulla forbice alta. Forbice alta, per chi c'era sa che questo qui è il punto di nucleo. Adesso questa si è spostata un attimino, la sistemo pure. Guardate, questa la sistemo pure su questo minimo qui. Ok, quindi ho il nucleo e questo cambia di poco. Guardate come la forbice alta e la forbice bassa, adesso la disegno così, da questa parte qui, i raggi, tutto il resto è partito 1 e qui parte il 2. Il ciclo 2 è partito e sto anche lì tendenzioso ad aspettare un nuovo massimo per il momento, ma non so, sembra diventare anche questo debole, non si sa. Però in ogni caso la parte alta della forbice, guardate, e qui max Gauss precedente era questo, ok? O questo, guardate, sac, sac. La parte ribassista dell'euro dollaro, se scende, ho il mio primo livello di perno, che è questo. Quindi l'analisi del nucleo, assolutamente, Gianni, tu cosa le dici? È sempre pressa poco, perfetta, che queste sono le zone e questa è la zona. Quella ribassista, chiaro che non ce l'aspettavamo perché è troppo lontana per il momento, ma quella rialzista, l'avevo già detto l'altra volta, se andate là, questa è la parte, anche se vi fa una falsa rottura, non andate oltre perché è la zona di resistenza statistica che sicuramente il prezzo tiene, infatti ha tenuto. È salita per poi scendere di nuovo, ritornare a ritestare le parti basse, ritornare a ritestare la parte alta e poi ripartire di nuovo. Quindi va benissimo. Nell'H1, visto che qui finisce il ciclo 1, perché abbiamo il pattern 4S, da qui parte il ciclo 2. Ripartendo il ciclo 2, in ogni caso, vedete, è ripartito 1, 2, 3, mi manca, o il ciclo 4, ma lo sapevamo, l'abbiamo fatto. Qui mi parte l'1 e vedere, sì, qui mi parte il 2, quindi siamo nel ciclo 2 che è diventato un po' devoluccio. Quanto è durato? 40-25. Ancora siamo nel ciclo 2, abbiamo un segnale long tra un pochettino. Se mi vai sopra, sei già sopra la 12, quindi da qui sarebbe già un long per l'euro dollaro, per esempio, ciclicamente. Ok? Questa zona qui, adesso togliamo i segnali di, togliamo il Fibonacci, lo lascio perché è importante capire se il 50% di Fibonacci. Quindi la zona del ciclo 2, siamo ancora nel ciclo 2, volendo, buttiamo segnare qui, in questo minimo qui, una trend line tratteggiata che simbolizza il mezzo ciclo. Allora,
In realtà dovrebbe essere un 1 se guardi l'H4. Dici che è qui il 4? Fammi vedere. Forse ho sbagliato a vedere qualcosa. Ah sì, c'hai ragione. Hai ragione. Hai ragione. Hai ragione tu, Gianzi. Hai ragione tu. Qui mi partirebbe un 1. Hai ragione. Perché qui allora finisci la parte più bassa, che sarebbe questa qui. Vamo vedere 1.14 1.14.02 sarebbe questo qui, 1.14.05, quindi questa qui la parte più bassa, e qui mi parte 1.14.02, qui mi partirebbe ciclo 1. Ah, sai ragione però. Hai ragione e ti dico anche che forse ho sbagliato questa analisi qui, perché il ciclo 1 è forte e mi fa un nuovo massimo. Quindi per il momento io la lascio così, sposto questa, la vediamo cosa succede. Siamo comunque in un ciclo 2, che sia finito qui, sia in partenza qui il ciclo 2. Qui è irrilevante perché dal punto di vista ciclico partirebbe praticamente qui il ciclo 1, ma come vado a inserire questo ciclo qui? Come errore ciclico? Non mi piace tanto prendermi un errore soltanto perché l'analisi non mi coincide. Quindi lo lascio un po' aperta. Quindi dibattito per mercoledì, capire come siamo messi nel ciclo dell'H1 e anche nell'H4. Comunque bella, bella l'idea che questo mi parte come ciclo 2. Però notiamo sempre di più che se dovessimo tradare le espansioni guardando questi cicli qui, non avremmo un resoconto. Infatti questo era il problema che aveva il metodo ciclico, anche se io da anni l'ho sempre usato. Adesso negli ultimi mesi sono passato a guardare altri metodi, che sarebbe il tipo metodo FAST, che è molto più tecnico e mi toglie, diciamo, molti più dubbi. Però il metodo ciclico, anzi, aggiornato addirittura con il metodo del nucleo, siamo all'interno di una fase ribassista. Va bene, dai, vi lascio perché sennò diventa troppo lungo. Vediamo se riesco ad aggiornare il blog oggi. Ok? Grazie a tutti della partecipazione. Il blog non lo sto aggiornando perché non ho tanto tempo, sto facendo anche tante altre cose. E poi c'è la temperatura qui fuori, c'è molto freddo, sono meno 12 gradi, quindi c'è un po' di freddino qui da queste parti, quindi ho un po' anche di difficoltà di uscire dalla zona dove abito io. Ok, comunque, per il lunedì, di nuovo, ve lo dico, ve lo consiglio, lunedì è una giornata un po' difficile per fare trading. A volte, se si guarda lunedì sera la giornata, vi trovate all'idea di dire: cavolo, ma avrei fatto veramente un bel trade se avessi scelto di andare long. Però tante volte ti trovi disorientato perché dici: cavolo, ma non ho fatto il long, per fortuna che non l'ho fatto, perché se l'avessi fatto il prezzo è andato contro. Come adesso, per esempio, la sterlina dollaro ci sta dicendo di andare short, ok? La sterlina dollaro assolutamente non ci dà un segnale long, okay? Anche se io l'ho misurata sotto un altro aspetto, quindi la posso tracciare qui questa trend line e vedere questa cosa qui, okay? Tutta questa fase ribassista che sta facendo adesso era un short da questa trend line, dal pivot, da qui è tornata giù, da qui era la continuazione del breakout di questa candela e scendeva 20 pips. Era un intraday da portare a casa. Adesso mancano 20 minuti per capire se questa candela qui mi fa un histogramma rosso o no. Non posso stare con voi 20 minuti perché sennò il webinar diventa troppo lungo e ho altre cose da fare. Però, secondo me, durante l'attività di questi altri 20 minuti, in time frame più bassi, riparte qualcosa e quindi questa candela qui si andrà ad annullare minimo la metà. E annullare la metà vuol dire sparire questo istogramma rosso. Nel lunedì, però, adesso tendenzialmente si doveva andare short. Magari stasera siamo tornati in questa zona qui. E quindi dà ragione a me che lunedì è il trade da aspettare, il trade da non fare a lunedì mattina, il trade magari aspettare il pomeriggio, perché nel pomeriggio avrei sicuramente un'ottica di grafico diversa, però potrei anche avere nel pomeriggio il grafico che, secondo le analisi di adesso, quindi ci va a contrario, continua a scendere, avrei nel lunedì, mi trovo già sotto questo minimo e già sotto di 40-50 pips. Quindi non posso più entrare short. Ok? Però se ho aspettato ed è sceso tanto, posso addirittura farmi un trade contrario. Però devo guardare come sono le aperture americane. Ed è quello il problema del lunedì. Il problema del lunedì è
Il day trading è condizionato dal trading settimanale, il trading di posizione. E chi sta prendendo posizione adesso non sono soltanto i piccolini come noi, ma sono anche gli istituzionali, quelli pesanti. E quelli pesanti, quando mettono dentro del capitale, se lo stanno già coprendo con altre posizioni. Quindi può darsi che scenda ancora, però poi fa uno scatto a rialzo. E se tu ti metti dentro come piccolino, ribassista, a un certo punto, tac, ritorna su tutto e tu sei rimasto con la candela in mano, ok? Davvero, gergo che è simpatica dire rimango con la candela in mano. Certo, rimani normalmente con la candela in mano perché tu ti attendi che continui a farti la candela daily di ribassista, a un certo punto dice no, io sai cosa? Vado contrario alla tua analisi, proprio perché è fatto così il trade. Va bene? Grazie a tutti della partecipazione, ci si sente mercoledì mattina. Vi ripeto che secondo la mia agenda questa settimana non riesco a fare l'appuntamento serale, il secondo appuntamento, ma vi do la registrazione del primo, così ve lo riguardate un attimino e la settimana prossima si parte con la seconda puntata del corso gratuito, ok? Corso gratuito del metodo Fascia. Grazie a tutti, ciao, buona giornata a tutti, ciao ciao ciao.